È stato stipulato questa mattina il protocollo d'intesa per la regolamentazione delle attività di volontariato che vengono svolte dai migranti richiedenti protezione internazionale ospitati presso le strutture temporanee di accoglienza nei comuni di Cantiano, Carpegna e Mondavio. A sottoscrivere i documenti in prefettura i rappresentanti dei tre comuni assieme alla provincia di Pesaro Urbino, la direzione territoriale del lavoro ma anche le organizzazioni di volontariato locali, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL ed anche gli enti gestori dell'accoglienza dei richiedenti asilo. Il protocollo consiste in una collaborazione tra prefettura e comuni e cooperative che gestiscono, diciamo, queste strutture di prima accoglienza. Nel nostro caso, Mondavia, abbiamo due appartamenti con 5-4 ragazzi che verranno impiegati principalmente in un servizio di volontario di alcune ore giornaliere, principalmente per quello che riguarda la cura del verde. Andiamo verso la stagione autunnale, quindi alcune aiuole, alcuni viali, piccoli, diciamo, in lavoretti di manutenzione che a volte nelle nostre piccole realtà è difficile stare dietro. Abbiamo formalizzato quella che era un'intenzione ormai palesata da tempo di poter in qualche modo dare dignità a questo ormai fenomeno di migrazione che non è più un'emergenza ma è un dato di fatto. Quindi io credo che, no, anche per i ragazzi stessi sia una forma di dignità quella di poter restituire un qualcosa alla comunità ospitante, e l'altra cosa è quella di dover gestire il problema dandogli il giusto peso, perché ormai oltremodo si sente parlare di problema di sicurezza. Io vi assicuro che a Cantiano non esiste il problema della sicurezza, quindi bisogna che ridiamo il giusto peso alle questioni, di non enfatizzare troppo ma di trattare, ecco, l'argomento come un qualcosa con cui dobbiamo fare i conti, ma che inevitabilmente però esiste e dobbiamo affrontare con serenità.